Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo video di Clash Royale. Regà, ma sta uscendo Squad Buster tra poco, ma io posso anche impazzire. Voi ci giocherete a Squad Buster? Io sì. Ragazzi, tra l'altro vi voglio ricordare che questo sabato sarò presente al Torino Comics, quindi mi raccomando, mi troverete lì. E vi ricordo che al Torino Comics, scusate la tosse, ma non so se il sabato o la domenica, ci saranno anche i track di Ciccio Gamer 89, che venderanno i burger di Ciccio Gamer 89, che trovate anche su Deliveroo. Andiamocene su Clash Royale. Stiamo andando abbastanza bene. Stiamo andando abbastanza bene. Io questo qua non me ne privo mai. Ci prendiamo 25 gemme, che chi se ne frega. Buttiamo sempre là. Codice creatore Ciccio Gamer 89, se mi volete supportare. Lo sapete, io sono ormai affezionatissimo a questo deck. È un deck che mi fa giocare tranquillo. Ci riesco a salire. A me le nuove evoluzioni non mi fanno assolutamente impazzire. Già ve l'ho comunicato più di una volta. Non credo che siano queste evoluzioni così incredibili. Ok. Veleno ci può stare, ma noi abbiamo comunque recuperato un po' di robetta. Allora, o attacco in maniera apocalittica. Lo sapete che secondo me un attacco ci può stare qua? Lo sapete che secondo me un attacco qua ci può stare? E non vi dico cavolate, mi faccio anche attaccare qua. Facciamo sicuramente così. Facciamo sicuramente così. E secondo me malissimo non è. Perché la strega mi sta aiutando a liberarmi un botto di robetta. È rimasta anche in vita. Il boia, mamma mia, quanto mi dà fastidio. Ora dobbiamo essere molto bravi e fortunati a continuare questa tipologia di attacco. Peccato che il boia... No, il boia è morto. Mamma mia, questo è godevole. Mamma mia, allora con calma. Mai sottovalutare l'opponent. Ha tirato la veleno lì. A noi va benissimo. Prima questo non ci ha capito niente e continua a non capirci niente. Va bene. Va bene. No, 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 guardate, ve l'ho detto. Mai sottovalutare l'opponente. Una cosa che ho capito giocando tanto a Clash Royale. Non bisogna mai sottovalutare, ragazzi. Mai, mai, mai. Ha usato la veleno. Bene, noi ce ne andiamo sopra di Elisir. Senza problemi. Senza problemi. Non vi dico di tirare un'altra veleno adesso, perché secondo me sarebbe errato. Però andiamo così, va. Andiamo così, va. Tra l'altro non capisco perché lui ancora si ostenti a giocare quando chiaramente hai perso per X motivi. Loro continuano a tirare roba dietro la torre principale, così tu gli arrivi sotto torre principale e gli fai ciao ciao. E va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Comunque, regà, qua diventa un problema, perché c'è Squad Buster tra poco, Clash Royale e Brawl Stars. Cioè praticamente incominciamo a fare contenuti only Supercell. Perché io in Squad Buster ci credo tantissimo. Cioè io quando ci ho giocato, a me personalmente mi è piaciuto un bot. Ma tanto tanto tanto, eh. Questa giocata dell'opponent è stata un po' romantica. La possiamo definire romantica. Anche è vero che se non avessi avuto le frecce girate, probabilmente la mia torre se n'era andata nel gulag. Probabilmente. Mongolfiera comunque mi dà problemi. Ora bisogna vedere se l'opponent... No, pensavo avesse già deciso di giocare... Possiamo fare un attacco devastante, ragazzi. Non sto scherzando, eh. Possiamo veramente fare un attacco devastante. Ma veramente grande, 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 raga. Fatemi capire un paio di cose e poi vi dico dove tirerò la furia e perché la tirerò, più che altro. Quindi in questo momento non mi conviene tirarla. Scusate, e se io facessi... Infatti c'avevo il presentimento che comunque non sarebbe andata giù. Ma non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo. Facciamo così.
Facciamo così. Facciamo così. Esatto. Che mi sembra un gran dire questo. Facciamo così. Che secondo me è fortissima. Non so se secondo voi è fortissima. Secondo me sì. Lui ha di nuovo la cosa. Esatto, alla gelo. Quindi non posso utilizzare le frecce. Perché se vado a utilizzare le frecce, poi sono morto. Quindi andiamo così, andiamo così. Andiamo così. Le frecce ce l'ho sempre a disposizione. Secondo me noi facciamo così. Facciamo cos'è? Devo cercare di ciclare, secondo me, altre frecce, altre cose. Secondo me, guardate, è giusto. Secondo me, non mi preoccupo. Mai. Dico la verità. Non mi preoccupo minimamente. Ok. Facciamo così, facciamo perdere tempo. Quello è un problema. Mega galattico. Facciamo così. Come fai ad attaccarmi, patatino mio? Ci sta bene perché sei tossico col domatore, la gelo, la valchiria evoluta e lo stregone. Sei proprio tossico. Deck esotico. Stavo dicendo asiatico, ma un deck un po' così così, c'è da dirlo. Benissimo. Mamma mia, questo baule c'aveva dentro più roba lui che il pasqualone. Ok. Questo andiamo qua. Questo lo andiamo a riscattare. Andiamo qua. Oh, ma vedi chi c'è? Ma vedi chi c'è? Nella sua tranquillità. Nella sua tranquillità. Quindi oggi abbiamo un obiettivo. Probabilmente è quello di superare o comunque eguagliare il nostro Craxone. Bene, bene. Pure Crax, ragazzi, secondo me è diviso tra Squad Buster, Brawl Stars, Clash Royale e X1000. Boh, questo va bene. Questo va benissimo. Ok, qui lui mi rallenterà un pochettino la roba. Facciamo così che vado. Sapete che c'è? Io non si usa più fare questi attacchi. Però se guarda, mamma mia, dirvi che l'ho fatto apposta è stato riduttivo. Fatto apposta, ragazzi. Veramente. Voi non ci crederete, però è stato proprio voluto. Ma 100%. Adesso voglio capire come fai a salvarti entrambi le torri. Mamma mia, stravoluta, ragazzi. Predict pazzesco del vostro Ciccio Gamer 89. Lo sapevo io che si sarebbero splittati le lane. Cioè, io sapevo che la strega se ne andava a sinistra e il re scheletro se ne andava a destra. Era palese. Troppo più forte. La ruccia. Non è che mi lamento, mi sta quasi bene. Ok. Strico madre. Che fai? Non lo recuperi, Craxone. Ma cerchiamo anche di superarlo. Mo le sto vincendo, di cui un paio l'ho quasi rubate. Quasi. Vediamo un po'. Facciamo così, dai. Facciamo così. Facciamo così. Questa sarà tosta. Già. Non c'è bisogno di tirare niente là davanti. Mi immagino una razzo o una veleno o qualsiasi altra cosa. Se proprio devi. Facciamo così. Lo so che tu c'hai la mamma di un altro pianeta. Ok. Però riusciamo comunque a subire dei danni così, no? Qua devo andare o tanto sopra, tantissimo sopra, ragazzi. Questo lo posso sacrificare. Questo lo posso sacrificare. E io andrei a fare così. Tanto tu sicuramente muove fa un attacchino. Facciamo così. Non so perché mi tira quello, vi dico la verità. Non ho ben capito il perché lui mi faccia una roba del genere. Proviamo, tanto non mi cambia niente, ragazzi.
Facciamo così. Perché comincia ad avere parecchio Lisir, capito? Lui sicuramente mi vuole buttare giù la torre a cazzotti. Già. Già. Ok. Quanto senso ha fare questo? Secondo me tantissimo. Ci avrà struttura, vero ragazzi? Bene. Bene, 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 bene. Io voglio fare così. E gli voglio fare così. Io parto da dietro, ho detto non me ne frega niente, raga. Cioè non voglio più sottovalutare nessuno. Nessuno, raga. Facciamo così. Facciamo così. Questa sicuramente facciamo così. Torre invernale. Facciamo così che ci servono un po' di queste qua. Facciamo di queste. Valchiria sono problemi. Però ormai ci abbiamo troppa roba in mezzo, raga. Bene. Queste partite. Questa cattiveria. Vi posso dire che stiamo giocando in maniera davvero... in maniera davvero apocalittica. Lasciatemi dire questo termine. Allora, ragazzi, tra l'altro vi voglio ricordare di nuovo che questo sabato mi troverete al Torino Comics. Questo sabato precisamente è il 13. Il 13 aprile 2024 mi troverete al Torino Comics. Lei ha un problema. Lei può essere un problema. Dico la verità. Lei può essere tanto un problema. Mamma mia, che attacco incredibile che mi ha fatto l'opponente. Mamma mia. E come la blocco io quella roba là? Come avete visto è entrata tranquillamente senza problemi. Mini pecca. Frecce lì che non mi preoccupano più di tanto. Questo mi pare un ottimo giocare, no? Magari questa la sbaglio. Se c'hai struttura, tesoro mio. No, ho attivato la centrale perché sono un po' pirla. Che sono un po' pirletto. Non utilizzerò... adesso sì. Questo è un po' un godimento però, eh. Gran cavaliere, tu veramente devi essere una persona orribile. Buona fortuna. Se lo dici tu. Se lo dici tu. Allora lui ha le frecce se non erro. E sì, secondo me ci sta. Perché io non devo perdere la torre. A me attualmente di... facciamo così. Siamo un attimo calmi. Vediamo che riusciamo a fare così, eh. Ok. Allora, io mi preparo eventualmente per... comunque no, basta che giro due volte. Facciamo così che secondo me ci sta. E ridi, ridi. E ridi, ridi. Non piangere. Ti prego, non piangere. Ragazzi. Ciao, Grax. Anzi, scusate. Ciao, Grax. Tutto a posto? Pure su Brawl Stars, tutto bene? Dai, se vediamo, eh. No, scusate, stavo guardando un attimo sotto Grax. Raga, vi voglio bene. Un bel commentino se vi va di supportarmi. Un pollicione in su. Codice creatore ciccio camero 89. Ci vediamo al Torino Comics. Bella.